Questa mattina una delegazione in rappresentanza dei diplomati magistrali inseriti in GAE con cautelare, quelli non ancora inseriti, e una delegazione di docenti che hanno conseguito il TFA hanno parlato con la dottoressa Volta. Per quanto riguarda la questione dei diplomati magistrali, oggi abbiamo avuto la certezza da parte della dottoressa Volta che coloro che sono inseriti all'interno delle graduatorie ad esaurimento con cautelare, quindi con riserva e senza ottemperanza, parteciperanno alla stipula dei contratti a tempo. Stiamo uscendo adesso da un appuntamento che abbiamo chiesto all'assessore Aprea per portarle le insegnanti che stamattina, come avete potuto vedere, hanno protestato davanti all'ufficio scolastico regionale perché erano riserviste che non erano state inserite in GAE e quindi sono andate a reclamare quelli che erano i propri diritti anche a fronte di un giudizio positivo da parte del tribunale, quindi era un loro diritto essere inserite in GAE, ma questo, nonostante fosse stato fatto già dal 1° di agosto in altre regioni, in Lombardia non era ancora stato fatto. Sono state bravissime perché hanno reclamato dei loro diritti e hanno ottenuto questi diritti. Noi abbiamo voluto portarle dall'assessore Aprea perché l'assessore si impegnasse pubblicamente a sostenerle. Conosco la preparazione che hanno seguito per raggiungere questi titoli. Trovo un fatto estremamente positivo che possano avere l'incarico e continuare dopo anni di esperienza e di presenza nelle scuole questa loro attività, e mi auguro che non intervenga un provvedimento invece successivo che possa interrompere questa opportunità. Allora, in questo caso faremo presente al Ministero i disguidi che questi provvedimenti stanno creando. Noi non ci stancheremo di essere appunto al fianco di insegnanti che in questo caso per esempio sono laureati o hanno dei diplomi riconosciuti validi per poter insegnare, che hanno anni, molte volte decenni di esperienza proprio a scuola e che devono continuare a lavorare non in uno stato di precariato, ma devono avere delle sicurezze. Sicurezze che purtroppo questa legge, che ormai è evidente, è fallimentare, la 107 sulla buona scuola, non dà a nessuno, creando malcontento fra le insegnanti, nei bambini e anche nei genitori, giustamente.